Lorenzo, quanti anni hai? Ho 15 anni e ne devo fare 16 a giugno. Quanti anni sono che giochi col Sette Bagni? Sono arrivato quest'anno agosto e con un provino e mi hanno preso. E da dove provenivi? Dall'Atletico Flaminio. Ah, ok. Hai notato differenze tra le due società? No, più o meno uguale, un po' differente il campionato, però mi trovo bene ambedue le parti. Il rapporto con i due allenatori, istruttori? Va benissimo, una bellissima società sia qui che lì, e qui mi sono subito trovato sia con il mister che con il preparatore atletico. E come mai hai deciso di fare un provino per cambiare società? Beh, perché io non sono proprio di Roma, vengo da una città di Frosinone, un paese, Paliano, era anche un pochettino distante lì, e quindi ho voluto provare qui a Sette Bagni anche dopo che mi hanno chiamato il direttore. E a Paliano non c'era nessuna scuola calcio? Sì, c'era una società, però una società piccola, perché è proprio di paese, e lì ho giocato per 5 anni. Hai giocato lì per 5 anni? Sì. E raccontami un po' il tuo inizio da piccolo calciatore, quando hai cominciato? Ho iniziato a 4 anni lì a tirare i primi calci, e mi ricordo che eravamo sempre in pochi a giocare, perché è un paese tipo di 8.000 abitanti. E mi sono innamorato del pallone da quando sono nato, perché cioè, c'era tra i piedi da quando ero bambino. E dopo il Paliano, lì ho fatto per 5 anni, e nel Paliano mi sono tolto anche delle soddisfazioni, vincendo un premio miglior giocatore in un torneo. In un torneo dove ho fatto 11 gol in diverse partite. E dopo di lì sono andato a giocare nel Frosinone, però lì non mi trovo abbastanza bene. E sono approdato poi a Lodo di Gianni, dove lì poi ho avuto anche un infortunio. E dopo di lì sono andato all'Atletico Flaminio, appunto, e poi sono venuto qui a... Mi dicevi che al Frosinone non ti trovavi bene, perché era un problema di integrazione con i compagni, di allenamento, di cosa? Era un po' di tutto, un po' troppo con l'allenatore, però... Non andava. No. Senti, a scuola ci vai tu, vero? Sì. Che fai? Faccio geometra, secondo anno. E come riesci a mandare avanti sia la scuola che il calcio? Perché insomma tu lo fai qua, non dico professionistico perché stiamo ancora giocando, però insomma questo vorresti fare da grande, no? Certo, è il mio sogno. Mi do un po'. Studi? Sì, devo studiare per forza, sennò papà. Che fa papà? La rabbia. No, comunque sia, perché io esco alcuni giorni alle 2, alcuni giorni all'1 da scuola, quindi ad esempio come oggi esco all'1. Però quando arrivo a casa devo mangiare, poi vengo subito qui a fare gli allenamenti, e per le 6 quando sono a casa mi devo mettere sotto a studiare. Chi ti porta qua, mamma, papà? No, un nonno o papà. O nonno o papà? Sì, perché mamma con i bambini. Aspettano qua? Sì, ovviamente sì. Aspettano che tu finisci l'allenamento e ti riprendi. Quindi qui fare la doccia e poi arrivi a casa e studi? Tutto. Quante volte ti alleni a settimana? 3 più la partita. Provi difficoltà a seguire questo ritmo di vita così incalzante, oppure il calcio per te è talmente importante? Tutto per me il calcio, davvero tutto. Più della scuola? Sì, lo posso dire, sì. Puoi dire quello che vuoi, sì. Più della scuola. Sì, invece più il calcio. Quindi vorresti fare ovviamente il calciatore. Sì. Ascolta, nella scuola fate attività sportiva a scuola? Sì, diciamo, perché non sempre. Alcune volte facciamo lezioni teoriche, mentre altre volte facciamo con attività sportive come calcio, alcune volte possiamo fare anche golf, pallavolo, badminton, diverse discipline facciamo. E calcio lo fanno? Calcio fare? Sì. E anche lì ovviamente devo giocare per forza, che non resisto. Non ti fa giocare il professore ovviamente? Sì, certo. Da grande ovviamente vuoi fare il calciatore, sì. E se improvvisamente qualcosa cambia? Nel senso che comunque sai come fa la vita del calcio. Cioè è anche una grande questione di fortuna. Certo, questo saprai. Sì. Sì, comunque se qualcosa cambia mi trovo ad adattare, qualcosa si troverà, però ora penso solo a dare il meglio di me sempre in campo, in allenamento e in partita. E a migliorare di giorno in giorno. Ti sei fatto male con lo di Gianni? Sì. Ci racconti questa esperienza, ovviamente non positiva per te? No, vabbè, non è stata positiva, perché stavamo facendo una partita di campionato, mi ricordo giocavamo Largo Pernestri contro il Pro Roma, perdevamo 2-0 e lì sono subentrato, ero in panchina e ho fatto il gol del 2-1. E mi ricordo ho avuto un lancio lungo e mentre ero al tour per tour con il portiere salto di testa, il portiere è uscito e mi ha preso con lo zigomo e il seno frontale e l'orbita dell'occhio e mi sono dovuto operare. Ah, povero. Stando fermo per diversi mesi, abbastanza. E come quei diversi mesi abbastanza? Insomma, cioè, cercavo sempre, il primo mese non dovevo stare fermo totalmente, però poi il secondo mese non riuscivo e ho fatto un po' di corsa, un po' di ciclette, insomma, per tenermi sempre allenato. Ultima domanda.
Tu sai che in Italia, questa la faccio a tutti i ragazzi che incontro, insomma, sui campi di pallone, tu sai che in Italia non funziona il calcio femminile. Tu sei favorevole o sfavorevole alle ragazzine che giocano a pallone? No, io sono favorevole. Perché ho giocato anche con una ragazza, era brava, aveva il mio stesso ruolo, era l'attaccante, sempre lì nella Reggiani. E comunque io sono favorevole perché è giusto che tutti quanti giocano a calcio. Il calcio è un gioco per tutti. Il calcio deve poter essere praticato dovunque. Il calcio è creatività, il calcio è dinamicità, il calcio è onestà, il calcio è semplicità. Il calcio deve essere svolto in condizioni sicure, il calcio deve essere proposto con attività variabili, il calcio è amicizia, il calcio è un gioco meraviglioso. Il calcio è un gioco popolare e nasce dalla strada. Siamo con Alessandro Nucurini, ex allenatore della Nazionale di Calcio a 5, campione d'Europa e vice campione del mondo. Alessandro è stato un grandissimo allenatore, probabilmente colui che ha formato anche il manuale del calcio a 5 in Italia. Allora chiedo ad Alessandro, è vero che il calcio a 5 è il calcio che più si avvicina al calcio di strada e che è il propedeutico per il calcio dei grandi, del calcio a 11? Ma il ragionamento non è così semplice per poterlo esprimere in pochissimi minuti. Io credo che siano delle discipline straordinariamente affascinanti, ma che abbiano delle peculiarità che fondamentalmente sono differenti fra loro, se pensiamo a tempo e spazi che sono chiaramente differenti, se pensiamo anche al concetto di gioco, alla modalità di stare in campo, addirittura ai gesti tecnici, perché mentre nel calcio a 5 c'è assolutamente l'obbligo di dover dominare il pallone, per cui giocare in spazi ristrettissimi, nel calcio invece, ad esempio per la ricezione o per la guida del pallone, c'è la necessità di sveltire la manovra e l'azione di gioco, per cui comunque sostanzialmente sono discipline differenti. Si possono accomunare e sono correttamente utilizzate, soprattutto in questa fascia meravigliosa di età, questi bambini che abbiamo alle nostre spalle, 2003, 2004, 2005, perché è la modalità migliore per poter far conoscere a questi ragazzi, per avere una maggiore partecipazione con il pallone, per cui per far toccare a loro più volte il pallone rispetto al calcio a 11, pertanto viene utilizzato in tal senso. Io ti fermo un attimo, andiamo in pubblicità e riprendiamo subito dopo con Alessandro Nuccarini e Alessandro Carta. Grazie, pubblicità.